Quando da piccoli io e mio fratello litigavamo così, mia cara nonna ogni volta diceva Futoctu bainati flikipin flop. Ma che è successo, ragazzi? Perché sono bassa ora? Perché io non sono maschio piuttosto? Ok. Io ho la tua faccia! E io ho i tuoi gas! Ma è terrificante! Flynn, se non fossi così sveglia, direi che ci siamo scambiati il cervello. Wow, questa volta ci ho rimesso davvero alla grande. Io penso di aver usato accidentalmente formula che fa scampiare tipo sto l'accente. Flynn ora è in corpo di Sisi e Sisi ora è in corpo di Flynn. E io sono in fastidiosa posizione di informare tutti e due che non so davvero come tornare indietro. Ciao, Sisi. Ciao, Deuce. No, dicevo a Sisi. Esatto. Voglio dire, esatto. Ok, volete ordinare? Sì, una pizza salsiccia e bacon, patatine al formaggio e un maxi frappè al cioccolato. Per me un'insalata di stagione con condimento a parte. Quindi tu prendi il suo solito e tu prendi il suo solito. Questo è insolito. Mia nonna ha finalmente risposto al mio messaggio. In caverna dove si rifugia non c'è buona ricezione, ma può succedere a volte. Ti ha detto o no come poter sciogliere l'incantesimo? Posso spiegare? La verità è che incantesimo serve per darvi lezione e si scioglierà quando l'avrete imparata. O tra 24 ore, se non capirete prima. Hai detto 24 ore? Sono quasi un giorno intero! Muori, zombie, muori! Flynn, forza, vai a prepararti o arriveremo tardi a scuola. Sono già pronto. Davvero? Che accidenti hai fatto ai miei capelli? Niente, mi sono svegliato ed erano così... carini, eh? Altro che carini! Vai a scuola conciato in quella... maniera? E tu ci vai conciata in quella maniera? Sono alle elementari, non in una boy band. Comunque va a cambiarti, così sembri una che si è vestita al buio. Probabilmente perché l'ho fatto. Ci sono alcune cose che devono rimanere un mistero.